couscous di pesce e verdure di stagione. Un piatto unico, invitante e colorato, che unisce i sapori del mare al sapore delle verdure di stagione. Il couscous di pesce e verdure di stagione è una ricetta leggera e gustosa, che piacerà a tutti. Per prepararlo, mettete in una pentola abbondante acqua salata e, quando arriva a bollore, versateci il couscous. Fatelo cuocere per circa 10 minuti, poi scolatelo e trasferitelo in una ciotola. Intanto, pulite i filetti di pesce e tagliateli a dadini. In una padella fate rosolare uno spicchio d'aglio con un filo d'olio, poi aggiungete i filetti di pesce e fateli cuocere. In un'altra padella, fate rosolare uno spicchio d'aglio con un filo d'olio. Aggiungete la verdura di stagione e fatela cuocere a fuoco lento, aggiungendo un pizzico di sale. Quando le verdure saranno cotte, aggiungetele al couscous. Unite poi anche il pesce ai filetti, mescolate bene e servite. Ingredienti: couscous, filetti di pesce, verdure di stagione, aglio, olio extravergine d'oliva, sale. Preparazione: mettete in una pentola abbondante acqua salata e, quando arriva a bollore, versateci il couscous. Fatelo cuocere per circa 10 minuti, poi scolatelo e trasferitelo in una ciotola. Intanto, pulite i filetti di pesce e tagliateli a dadini. In una padella fate rosolare uno spicchio d'aglio con un filo d'olio, poi aggiungete i filetti di pesce e fateli cuocere. In un'altra padella fate rosolare uno spicchio d'aglio con un filo d'olio. Aggiungete la verdura di stagione e fatela cuocere a fuoco lento, aggiungendo un pizzico di sale. Quando le verdure saranno cotte, aggiungetele al couscous. Unite poi anche il pesce ai filetti, mescolate bene e servite.